Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Siamo arrivati a sabato e ogni sabato apriamo il pacco di Mangaio con tutte le uscite che ho acquistato questa settimana e vi avviso già che ci sono delle novità, delle serie che vado ad iniziare. Come al solito però prima di iniziare il video facciamo partire la sigla del canale e ci vediamo subito qui. Ed eccoci bentornati in questo video, vi ringrazio sempre per tutto il supporto, vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale, un like, attivare la campanella per non perdere ulteriori video e un commento a fine video per chiacchierare insieme perché sapete che rispondo sempre. Inoltre vi lascio come al solito i miei social, da una parte Instagram perché sono abbastanza attiva, pubblico post, storie, vi rispondo nei direct e anche TikTok che invece sarà attivato più o meno nel mese di novembre. Ed infine il mio codice sconto Nerdando da utilizzare sul catalogo Mangaio e ricevere il 5% di sconto. Io vi ringrazio tutti coloro che usano il mio codice e mi supportano anche in questo perché è davvero molto molto importante. Comunque trovate tutti i link in descrizione, compreso quello del canale Telegram. Ma iniziamo subito perché appunto abbiamo varie cose da far vedere, di cui parlare. Ecco qui il pacco Mangaio, codice sconto Nerdando, mi raccomando, per i vostri acquisti nerdosi, ma iniziamo subito e andiamo a spacchiettare perché appunto lo sto aprendo per la prima volta insieme a voi. Allora, innanzitutto all'interno del pacco troviamo come sempre col cartolina di Yoshan e poi abbiamo anche un capitoletto per quanto riguarda Kane Banashi, che in realtà mi incuriosiva, però non avevo intenzione di iniziare un'ulteriore serie. Vi darò un'opportunità con questo primo capitoletto per capire se possa fare per me, faccio vedere magari qualche disegno. Io non so praticamente quasi nulla del Rakugo, perché parlo appunto del Rakugo, so che è una forma di teatro molto particolare, però oltre questo ovviamente non so nulla, come probabilmente la maggior parte di voi. Fatemi sapere voi se l'avete acquistato, però grande iniziativa questa di mettere le preview dei manga, così da farci un'idea. E adesso ci andiamo ad aprire il pacchetto, eccolo qui. Partiamo subito da un manga che non avevo preso la scorsa settimana e che sono andata a recuperare, ovvero Chainsaw Man volume 14. Ormai non è appunto un segreto il mio amore per Chainsaw Man, soprattutto la prima parte. Questa seconda parte è molto interessante, ci sono personaggi interessanti, ma non vedo l'ora di vedere qualcuno, diciamo, del passato. Almeno è quella la mia speranza. Questo 14° volume mi è piaciuto ancora più del 13°, quindi la storia va avanti alla grande, con un ritmo pazzesco. Questo personaggio che ci viene introdotto è strafigo, non vedo l'ora appunto di scoprire sempre di più, e sembra appunto che si va a chiudere questo 14° volume con uno scontro che sarà, secondo me, molto grande, molto interessante, sempre super divertente. Anche la parte di Denji con il suo appuntamento, che appunto ci eravamo lasciati con il 13° in questo appuntamento, sempre super divertente. Denji è un personaggio che amo alla follia, non si può non amare Denji. Fujimoto secondo me è un autore bravissimo e che potrà fare secondo me anche di meglio in futuro, quindi è un autore che apprezzo tanto. Andiamo avanti con il volume numero 3 di L'estate in cui Hikaru è morto, con questa copertina gialla estiva meravigliosa. Questa serie mi è piaciuto soprattutto il primo volume, il secondo volume l'ho trovato un po' ripetitivo, quindi mi aspetto tanto da questo terzo volume, che è anche quello che mi farà venire voglia di continuare o no, secondo me, anche se non la vorrei interrompere, quindi spero che questo volume mi dia le stesse sensazioni del primo, che mi era piaciuto, ripeto, tanto. La storia è comunque interessante, secondo me si può andare a sviluppare molto bene e può appunto andare a narrare una storia originale, perché io non ho letto nulla di simile, anche perché diciamo che non è proprio il mio genere, perché dovrebbe essere una specie di horror, anche se più inquietante che horror, soprattutto dei disegni, come potete vedere. Il tratto è molto interessante, guardate che c'è qui. Quindi secondo me questo volume può essere veramente scoppiettante da quello che sto vedendo, soprattutto dai disegni, che sono forse ancora più inquietanti delle scorse volte. Vi faccio vedere ancora un po'.
Quindi secondo me questo volume andrò sicuramente a spararmelo subito appena chiudo questo video perché mi ha già incuriosito tantissimo dalle tavole. E ripeto, è un manga che per chi cerca qualcosa di diverso, qualcosa di creepy, qualcosa di inquietante, qualcosa di mistero, è anche pizzichino di boys love perché comunque non è incentrato su quello, semplicemente il rapporto tra i due ragazzi, tra virgolette, sembra un po' ambiguo. E quindi probabilmente erano innamorati prima che succedesse quello che è successo, insomma. Ma andiamo avanti con il volume numero 9 di Boys Abyss, che in realtà non seguo io personalmente, è un regalo che ho fatto, però avevo letto il primo volume di questa serie e mi era piaciuto. So che molti la state seguendo, so che a molti sta piacendo, ad alcuni la reputano un po' troppo esagerata, un po' troppo drammatica. Io probabilmente quando finirà me la farò prestare e la leggerò perché ha sempre delle copertine meravigliose, non so appunto se ve ne siete accorti, soprattutto quella del precedente era stupenda, ma un po' tutte. È il bollino rosso, quindi è una storia pesantuccia con temi sicuramente forti, però sapete che diciamo è la mia comfort zone, non è la prima volta che leggo qualcosa di questo tipo, quindi sicuramente me la farò prestare e l'andrò a leggere assolutamente. Si continua con il volume numero 2 di uno spin-off, ovvero una lettera da Baji per Tokyo Revengers. Questo spin-off scritto da Yukinori Natsuga Yaguchi, che non conosco, la storia originale ovviamente di Wakui, però devo dire che il primo volume mi aveva sorpresa, mi aveva intrigato abbastanza, aveva introdotto un personaggio che non c'è nella storyline originale, che comunque è molto interessante ed è inserito bene e non sembra una forzatura. Quindi il fatto che non l'abbiamo visto prima non crea un problema, perché ripeto, non è affatto una forzatura. Interessantissimo, spero appunto che non duri in eterno perché non ho intenzione di portare avanti uno spin-off tipo di 15 volumi, ma se è una miniserie tipo 5-7, va anche bene. Per ora siamo al terzo, quindi vedremo un po'. Si continua poi con una novità. Qua ci sono le due novità che ho preso questa settimana. La prima l'aspettavo tanto, tanto, tanto perché mi era piaciuto il primo episodio dell'anime, mi sono piaciuti i disegni e sto parlando di Lei e il suo cane da guardia, questa copertina spettacolare. Il formato è allo Shinoko e sapete quanto io amo questo formato della J-pop, non mi piacciono i formati come questo di Tokyo Revengers, vedete? Cioè, questo qui secondo me è il formato perfetto, entra dappertutto e quindi top. La storia è particolare perché parla di questo Yakuza che si è cresciuto praticamente questa ragazzina da neonata, da piccola comunque, perché le sono morti i genitori e quindi ha questo istinto in realtà un po' paterno, no? Perché se l'è cresciuta, però lei è innamorata di lui e lui talmente tanto protettivo nei suoi confronti che addirittura andrà al liceo con lei fingendosi appunto un liceale. È molto divertente, molto commedia, però non lo so, mi è piaciuto, quindi voglio provare a leggere il manga. All'interno dovrebbe esserci una cartolina, sì, infatti, eccola qui, è bellissima. I disegni di Atsuharu mi piacciono, nonostante siano comunque disegni digitali, però è un tratto sicuramente pulito, ma che fa il suo soprattutto sugli shoujo. Vediamo se trovo appunto qualche pagina più particolare. Comunque sono molto meglio i disegni rispetto all'anime, come sono stati animati loro in viso, non mi piacciono per nulla, soprattutto lui. Qui è veramente bellissimo. Non voglio spoilerarvi troppo, però la storia sembrerebbe interessante, sembrerebbe carinissima. Vado a leggere appunto il primo volume e vi farò sapere sicuramente nel video letture come al solito. E poi arriva una riproposta, una riedizione di un manga che volevo leggere da troppo tempo e che praticamente non ci speravamo più, visto il passato editoriale di questo manga, che diciamo in passato ha floppato sempre per la Star Comics e poi l'autrice è stata pubblicata anche con un'altra sua opera. E anche lì c'è stata una sfortuna perché è passata da GP a J-Pop perché la casa editrice appunto aveva fallito. Quindi diciamo che sia l'autrice che i suoi manga non sono stati molto fortunati qui in Italia e non mi aspettavo che Star Comics facesse questo
questo azzardo, tra virgolette, ma sono davvero tanto contenta perché è un capolavoro nel suo genere. Sto parlando dell'edizione di Aria, questa è Deluxe Masterpiece Edition, quindi l'edizione migliore di Aria, è l'edizione che poi penso sarà ovviamente quella definitiva. Adesso ve la esco dalla busta protettiva perché vi voglio far vedere la cura che c'è nell'edizione di questo manga, e quindi c'è poco, diciamo, da lamentarsi per il prezzo, ok? Magari poteva essere venduta a 16, sotto questo prezzo no, non ha senso paragonarla alla Deluxe di Dragon Ball, perché sì, quella pure una qualità enorme e cartonata, ma stiamo parlando di Dragon Ball che praticamente qualsiasi edizione e in qualsiasi modo vende, si vende da sola. Qui stiamo parlando di un manga con un genere più particolare che non tutti approcciano, e soprattutto con la storia che ha avuto è normale che sia così, ok? E comunque ce li vale tutti, e comunque se una cosa vi interessa li andrete a spendere, come spendete magari 15 per più volumi di un'edizione tipo Yawara. Se mi interessa, questi sono solo 7 volumi e la spesa totale è comunque meno. Bah. Quindi, lasciando stare un po' questo, passiamo appunto all'edizione di Aria. Io spero che appunto dal telefono riuscite a vedere, diciamo, la scritta Aria tutta in rilievo, dorata, che praticamente sbelluccica, come qui l'inserto dorato nella scritta della costina, meraviglioso. Anche dietro il logo Star Comics è allo stesso modo dorato, ma ovviamente non finisce qui perché togliendo la sovraccoperta, sotto la sovraccoperta troviamo una nuova illustrazione, quindi un'illustrazione diversa dalla copertina, dalla sovraccoperta, e questo lo apprezzo molto. Costina è sempre dietro. Poi all'interno abbiamo innanzitutto una pagina trasparente che va a rifare questa specie di onda al personaggio che abbiamo sotto, ovvero questo. Guardate che bello questo gioco. Poi abbiamo prima pagina a colori patinata, molto bella. Si continua sempre con l'indice sempre patinato. E poi pagina a colori invece su carta ruvida, semplice. All'interno abbiamo varie pagine a colori, ve ne mostro qualcuna, sono tipo 10-12 massimo, adesso non le ho contate precisamente, ma più o meno sono quelle. Non di più, ma sono quelle praticamente originali, normale che non ce ne siano di più. Star Comics le ha messe tutte. Cosa dirvi di questo manga se non compratelo, acquistatelo, perché nel suo è un capolavoro. Vi ricordo che all'interno trovate anche Aqua, che è praticamente il suo prequel, che era stato scritto in una rivista shoujo, poi appunto è passato ad una rivista shonen ed è cambiato anche il titolo ed è diventato Aria. Quindi all'interno di questo volume principalmente troviamo Aqua, che è il prequel. Sono due volumi in uno, o uno e mezzo, ma penso due volumi. I disegni sono meravigliosi, è un manga super rilassante per chi appunto ha amato, sta amando più che altro, visto che ancora Gwen non ha terminato Yokohama Shopping Blog, sicuramente si troverà a casa. E io non vedo l'ora di immergermi in queste pagine. So qualcosa, ho letto qualcosa già, quindi so già che mi piace, so già che l'amerò e che cercherò di recuperare altro di questa autrice come Amanchu, e spero appunto di trovare soprattutto tutti i volumi, perché anche quella è un po' introvabile, non credo che la ristamperanno mai, ma vabbè. Quindi che dire, ragazzi, acquistate Aria perché ne vale la pena, e soprattutto un manga che non so quanto verrà ristampato al momento in cui terminerà, ok? Quindi, se non volete poi acquistarlo ad un prezzo maggiorato sull'usato, come accadeva prima di questa ristampa, compratevelo. Sono 7 volumi totali e quindi la spesa è sicuramente minore. E niente, ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti della settimana. Non vedo l'ora di leggerli perché ci sono veramente tante cose che voglio leggere. Non so veramente cosa leggere prima, quindi adesso penserò un attimo. Fatemi sapere voi cosa avete acquistato e come al solito noi ci vedremo in un prossimo video.